A pari punti in classifica, Bravetta e Gomiti Alti hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate con gli stessi gol fatti. Peraltro il Bravetta però, che sopra per differenza reti, avendone subito di meno, è già iniziata la sfida al Ciriaci di Roma, subito con una conclusione dei Gomiti Alti che scheggia la traversa. Un po' di sfortuna per i ragazzi in maglia gialla che iniziano subito a cannone, andando ad offendere di nuovo sull'out di destra, dribbling secco, poi conclusione con l'interno, stava diventando un bel traversone per il proprio compagno che non arriva a chiudere sul secondo palo. Calcio di punizione adesso per il Bravetta, la palla che scavalca la linea difensiva, incrocia il numero 11 e arriva invece qui per il Bravetta la chiusura a rete da parte del proprio numero 9, ben appostato sul secondo palo, raccoglie la respinta del portiere a porta vuota, in sacca per l'1-0. Ripartenza di nuovo per i ragazzi in maglia nera, si butta dentro l'attaccante, il colpo di testa che quasi batte il portiere, o meglio era fuori causa ma termina fuori dallo specchio. Sale in cattedra adesso il Bravetta, con il destro bloccato a terra in due tempi dal portiere, riesce a farla sua. Il tocco in orizzontale, riesce a mantenere il possesso, poi rimane in possesso palla la Gomiti Alti, l'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio, in scivolata arriva ad anticipare il difensore, un po' troppo morbido è andato su questo contrasto all'interno dell'area di rigore, la paga a caro prezzo il Bravetta. Arriva il gol del pareggio, attenzione al pallone mosso dal Bravetta, soluzione in verticale che raggiunge il numero 17, va lui a calciare, una sassata vera e propria con il collo del piede destro, torna in vantaggio la formazione in maglia nera, dunque di nuovo in conduzione di risultato con il Gomiti Alti che insegue. Bello il fraseggio sulla tre quarti, serie di tocchi ripetuta con la rete di passaggi che porta il Bravetta all'interno dell'area di rigore, cioè deviazione, sarà calcio d'angolo. È tutto pronto per dare avvio alla seconda metà di partita, nei primi 25 minuti di gioco riesce a imporsi fino a questo momento il Bravetta per 2-1 ai danni degli avversari. C'è ancora tutto un tempo però per le speranze dei Gomiti Alti per cercare di rientrare in partita. Ci provano subito e trovano il gol del pari. Il capitano è andato a colpire, a fare male al portiere avversario sul secondo palo. Il suo destro che rimbalza sul manto erboso appena prima dell'intervento del portiere. Azione offensiva per il Bravetta. Va con il destro il numero 9 a caccia della propria doppietta personale. Rimessa laterale con le mani dalla destra. Battuta profondissima, limite dell'area di rigore, gol meraviglioso al volo con il piattone e una calma olimpionica, possiamo dire, quella del numero 14 del Gomiti Alti, che va sul 3-2 per la prima volta, dunque in vantaggio in questa partita. Calcio di punizione dal cerchio di centrocampo, direttamente in rete. Forse qui si poteva fare qualcosa di più, magari non se l'aspettava la conclusione l'estremo difensore del Gomiti Alti, con la visuale peraltro un pochino ostruita dalle tante maglie presenti all'interno dell'area di rigore. Fatto sta che il Bravetta ha raggiunto di nuovo il pari, ma adesso deve difendersi da questa offensiva a vertice destro dell'area di rigore. Sul primo palo se la cava bene il portiere. Calcio d'angolo dunque. In punto di battuta il numero 6 della bandierina, sul primo. Allontana male, forse con un braccio, il direttore di gara arriva a consegnare il pallone sul dischetto all'attaccante del Gomiti Alti, che non se lo fa ripetere due volte, realizza doppietta per Francesco Zoppis, il numero 14 del Gomiti Alti, che dunque adesso è di nuovo sopra con un gol di scarto. Pallone allontanato, raccoglie il numero 7 che apre bene sulla destra, poi il tiro, palla in buca d'angolo, uno spartito purtroppo già visto per il Gomiti Alti. Da quella posizione sono arrivati già due gol da parte dei ragazzi in maglia nera, di nuovo la palla che impatta sul terreno di gioco acquisendo velocità. Ancora Bravetta come una scheggia sulla sinistra, il numero 10, lasciano proseguire, non c'è contatto all'interno dell'area di rigore, ma vanno di nuovo a pescare quell'angolo lì che questa sera è maledetto. Il portiere si distende ma non arriva, lasciato tutto solo qua l'attaccante del Bravetta che prende la mira e insacca sul secondo palo. Tornano avanti i ragazzi del Bravetta, che adesso si difendono e riescono ad autolanciarsi. Attenzione, giocata meravigliosa qua da parte del numero 11, lo scavetto, gol pazzesco, ha segnato una marcatura d'applausi il numero 11 del Bravetta, che approfitta dell'uscita appena accennata dell'estremo difensore avversario, lo infila con il cucchiaio. Rimessa laterale con le mani, avanza il numero 6,
servito poi il compagno stop su questo che era quasi una conclusione più che un traversone basso, la palla che termina fuori dopo la rovesciata, si accontenta di gestire il possesso qua il Bravetta, tocco di nuovo centrale, combinano bene, apertura verso il numero 11 che calcia di destro e c'è la doppietta personale anche per lui a segno, anzi forse dovrebbe trattarsi di tripletta per il giocatore Simone Olivero, dovrebbe trattarsi di lui e arriva dunque il gol del 7-4. Ne ha ancora il numero 11 che sgroppa sulla destra, mette al centro la palla che viene deviata in calcio d'angolo, ma non c'è tempo per batterla, arriva il triplice Fischi, ha lottato benissimo i gomiti alti ma nel finale capitola di fronte alla maggiore intensità e alla maggiore resistenza del Bravetta che la porta a casa per 7-4.